Uè ragazzi e bentornati nel rapporto di Stato Casabase del 29 aprile 2020. Passiamo alle notizie, quelle importanti nel frattempo. Dal team di Fortnite ci sono pirati all'orizzonte, rapporto di Stato Casabase, via! Abbiamo Barba Blake, il cuore nero, il costruttore pirata. Il suo vantaggio standard incrementa i danni arrecati dalle palle di cannone del 20%, mentre il suo vantaggio comandante incrementa i danni arrecati delle palle di cannone del 40%, in più modifica Rosy, la torretta, per farle sparare 25 palle di cannone. Attenzione che a quest'eroe è anche legato il vantaggio squadra dei tesori di Barba Blake. Vi ricordo che i tesori di Barba Blake sono quelle casse che vengono droppate su probabilità, quindi eliminando i nemici si ha il 5% di probabilità di scoprire uno dei tesori di Barba Blake, che contengono gli oggetti seguenti: la gamba di legno, le noci di cocco o palle di cannone. Attenzione che Barba Blake sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 2 maggio alle 2, ora italiana, quindi venerdì notte. Poi, rullo di tamburi, attenzione, non poteva mancare che un nuovo arco, la polveriera. Lancia la polveriera sugli abietti con questo nuovo arco. Quest'arma scaglia una freccia polveriera che esplode dopo 2 secondi. Questo insegnerà gli abietti a non scherzare con il tuo saccheggio e sarà disponibile anch'esso nel negozio dell'evento a partire dal 2 maggio alle 2. Sempre ora italiana. Proseguendo con il rapporto di Stato Casabase, abbiamo nuovamente un altro arco. L'arco Xeno questa volta. Un unico sparo per domarli tutti. Trapassa abietti multipli con il nuovo arco Xenon, ora disponibile nel set base lama, quindi sarà possibile trovare quest'arco semplicemente già da oggi e in tutti i lama disponibili. Poi passiamo all'aggiornamento contenuto 12.50. Abbiamo Bucaniere Ramirez, il soldato pirata. Spezziamo il ponte con quegli abietti. Il suo vantaggio standard, pistole pesanti. Ogni 10 colpi, destro e mancino, genera una palla di cannone, infliggendo 51 danni fisici base. Mentre il suo vantaggio comandante, ogni 5 colpi, destro e mancino, genera una palla di cannone, infliggendo sempre 51 danni fisici base. Quindi la differenza tra il vantaggio standard e quello comandante sarà appunto il numero di incisioni con cui sarà possibile generare una palla di cannone con destro e mancino. Bucaniere Ramirez sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 9 maggio alle 2, ora italiana. Saccheggiate a piacimento! Dunque, visto che aggiungeranno di nuovo il vantaggio squadra dei tesori di Barba Blake, mi sento in dovere di consigliarvi questa build che a me particolarmente, sì, mi diverte un sacco, è molto utile in qualsiasi zona di missione, da livelli alti a livelli bassi avrà il suo divertimento e la sua utilità, e sto parlando di Scorch Drago. Scorch Drago, come vantaggio primario, lo sapete tutti, aumenta la gittata di squarcio del drago a 3 unità, l'ampiezza a 2 unità e i danni del 25%. Quindi se andate a mettere il vantaggio squadra dei tesori di Barba Blake, ovviamente per farlo attivare avrete bisogno di inserire 3 eroi pirati nella build, personalmente comunque vi consiglio di inserire incrementa i danni delle palle di cannone del 20%, visto che comunque nelle casse è possibile trovare le palle di cannone, spazza il ponte che aumenta i danni da bastone, visto che è possibile trovare appunto i bastoni, cocco fresco, così aumentate la probabilità di trovare noci di cocco nei contenitori. Sotto l'effetto delle noci di cocco possiamo anche boostare il nostro danno del 16%, non tanto quanto i wafer, ma comunque è veramente utile. E soprattutto anche per curarvi la vita è la cosa più utile di questo gioco. Vi curerà non solo la vita primaria, ma anche col ritorno di fiamma vi curerà la vita di un sacco. Poi coda del drago, così andate a potenziare lo squarcio del drago di Scorch, e ritmo di battaglia, eliminare 10 nemici in 9 secondi conferisce rifroccheggiante. In questo modo quando avrete il bastone potrete boostare sì i vostri danni, sì la vostra velocità d'attacco e quindi far andare il bastone molto più velocemente. Ve la consiglio particolarmente questa build in quanto è una delle mie preferite in assoluto, semplicemente perché comunque per far spawnare i tesori di Barba Blake dovremo comunque cercare di effettuare quante più kill possibili, cercare di accumulare quindi quanti più bastoni possibili, granate, palle di cannone e anche noci di cocco, perché vi ricordo che i bastoni nelle modalità di missione normali durano veramente poco.
gioco hanno una durevolezza veramente ridotta. Di conseguenza con Scorch Drago potrete affidarvi alla sua abilità per ottenere il tot di uccisioni per farvi spawnare la cassa e utilizzare appunto le cose che troverete nelle varie casse. Purtroppo raga, neanche in queste patch notes o in questo rapporto di stato casa base non abbiamo nessuna notizia né per lo schioppo e né per gli eroi dinosauro. So che comunque a molti giocatori che giocano da tantissimo tempo non sono relativamente importanti queste informazioni, però per chi ha appena cominciato a giocare posso capire che il ritorno di fiamma e tutti gli eroi dinosauro sono veramente una parte fondamentale da ottenere di questo gioco. Come vi avevo fatto notare in un post in community, la Epic aveva detto che lo schioppo più o meno tornerà. Non si sa quando, quindi raga è inutile che continuiamo a chiederci quando tornerà lo schioppo, quando lo aggiungeranno, perché nel momento in cui verrà annunciato sicuramente ve lo farò sapere. Purtroppo ragazzi, il rapporto di stato casa base è questo. Non abbiamo visto né correzioni di bug né nient'altro, ma una cosa che ho potuto notare è che adesso le missioni 4x, quindi quelle a difficoltà 4 giocatori, garantiscono anch'esse dei biglietti evento. Sono anche state leakate alcune cose che adesso vi farò vedere, quindi se non siete interessati ai leaks vi consiglio di chiudere il video adesso per non avere spoiler, possiamo dire. Comunque questo è quanto ragazzi, io vi ringrazio di aver guardato fino a qui questo video, ci tengo molto a sapere la vostra opinione, mi raccomando assolutamente prendetevi Barba Blake il cuore nero perché poi dovrete aspettare un altro anno per questi fantastici tesori. Io vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore, innanzitutto volevo dirvi che in questi giorni sono stato un po' inattivo perché non sono stato molto bene, ma nel frattempo ho lavorato a dei video davvero particolari che usciranno nel corso di questa settimana. Quindi cosa vi consiglio? Assolutamente controllate di avere l'iscrizione al mio canale. Questa è una cosa che non dico mai, ma raga, negli ultimi giorni sono arrivate tantissime persone a dirmi: Kino, io ti seguo ormai da un anno, ma mi sono accorto solamente ora di non essere iscritto al tuo canale. Io per questo oggi vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanella perché presto arriveranno delle grosse novità. E per oggi è tutto, io vi ringrazio della visione, noi ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella! I was stressed out.